Salve a tutti cari amici di The Obsessive Game. Amici ma soprattutto amiche. Qui è l'artefice Jack in compagnia dell'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo show 2. Com'è che è i numeri? Così due? No, il gioco. Ah sì, devi dire il numero 2, 3, 5. Sono giochi vecchi, lui non lo sa. Che è giochi vecchi! Vecchi. Sono giochi vecchi, di solito. È la molla! Sì, comunque stavo dicendo, benvenuti a questo secondo King of the Ring, il secondo dei 9, che vede in palio un codice Xbox per scaricare WWE 2K22 in versione Deluxe. E vi ricordo sempre che finito, mi tolgo l'occhiale, finito, perché è importante, finito! Ecco, questo torneo si partirà con un altro torneo, ma sarà un torneo che veramente è il torneo dei tornei, perché in palio ci sarà niente, un po' di meno che un Xbox Serie X. Io così faccio lo sguardo alla UE pechegno. Esatto. Carrillo! Daniel Bryan che va cambiato, ecco. Guerrero che va cambiato, HBK che va cambiato, I'm the Boogeyman! Che rimane, Chavo Guerrero che va cambiato, Escobar che rimane, e attenzione, l'abbiamo chiamato tante tante volte, e in questo secondo torneo vediamo Kalisto. Che va cambiato, no. Ma perché tutti da cambiare quelli lì? Perché Daniel Bryan? Daniel Bryan è scaricato dalla community. Ma dai, non si può usare Daniel Bryan, un grande. Cambiamo Daniel Bryan. Eichner sì, è già stato uscito e ha anche vinto. Ecco! Il grande e unico Hamas che tutti volevano e tutti cercavano, finalmente esce in questo torneo. Eddie Guerrero era uscito il 97, questo è quello odierno, ragazzi. Quindi, domanda. Lo cambiamo? Lo cambiamo? Perché è sempre quello. Ok, lo cambiamo. Se cambiano gli anni, se cambia gimmick, no. Ma gli anni, siccome questo gimmick è solo lui, bisogna cambiarlo. Cambiamolo. Tommaso Ciampa, ragazzi. Bene. Tommaso Ciampa. Il grande amato HBK di... Che aveva 70... Del Mike, va cambiato. McIntyre è già uscito. Vader. Vader. Mi è venuto Vader perché l'ho letto. Che va bene, non è mai stato uscito. Non è mai stato uscito. The Boogeyman, anche lui non è mai uscito. Chavo Junior, ovvero Chavo Guerrero, è creato dalla community, quindi va cambiato, e è anche l'ultimo, perché Escobar e Kalisto non sono mai usciti. Ecco. Kenon Cross è già uscito? Sì, stavolta sì. Oh là là, qua c'è un bel nome. Ragazzuoli! Però è Hollywood Hogan. Qua. Hollywood Hogan, sì. Hollywood Hogan contro Boogeyman. Vabbè. Incredibile. Che ve lo dico a fa. Incredibile, amici. Io devo estrarre Carillo. No, io voglio estrarre Omas. No, dai, estrai quello lì. Estraio Carillo nella speranza che ci sia Cannone, perché Umberto deve avere Carillo. Vediamo se è Umberto Carillo o Umberto Cannone. Chi lo sa? Chi sarà? Oh, sempre storti gli arrotolano qua. Signori, Carillo è niente meno che Slater Rusev. Chi sarà? Omas? E... È un bel nome, sì. Nikki JTD. Ah. Si prende Omas. Tommaso. Chi sarà Tommaso? Nico SSL. Vader, Big Van Vader. Kenny Omega. Omega. Sì. Kenny Omega. Boogeyman. Boogeyman. I'm coming to get ya. Boogeyman. Boogeyman? Chi è Boogeyman? Vediamo. Chi lo vuole Boogeyman? Pensa a te, hai commentato prima, ti ho letto e adesso sei qua. X-Mat,
sei Boogeyman. E qua abbiamo un nome bello tosto. Ecco, qua si è. Qua Hogan, ragazzi, chi sarà? Hollywood Hogan, ragazzuoli. Hollywood Hogan. Mi sa di fantasma. Ecco. Mi dispiace, ragazzi. Tony Jeba è Hollywood Hogan. Allora. Escobar. Chi sarà Escobar? Entro al bar, Escobar. È da riga la Boogeyman. Non lo so cosa sia meglio, Di gimmick forse Boogeyman. Cioè forse Boogeyman. Lottato. Carissimo! Escobar, sei proprio tu! Vediamo se c'era. No, non ancora. Però l'avevo letto. Sì, De Silva, sì. De Armiche! Allora TV. Qua il Mere che è arrivato. De Armike TV. Buonasera, non ti avevo letto. Buonasera, Mere! Chi è Escobar? De Armike TV. De Armike. E questo dovrebbe essere Cali, dovrebbe Calisto, dovrebbe essere il Mere. Dovrebbe essere il Mere, Mere, Calisto. Io ci Mere. Provo, io ci provo. Io ci provo. Se ti becco qua dentro, sono un fottuto drago di Komodo. Mera intanto prepara il sondaggio per adalo la finale. Adalo qua. Mere, adalo lì. Adalo qua il Mere. Attenzione. Oh. Mere! Marco! 256. Omas 82, Carillo 77. Ciao. Ciao allora, qui Omas va, vola Omas. No, non è vero. Intanto comunque Umberto Carillo sta veramente massacrando Omas. Non sembra, ma Omas è totalmente rossa la stamina e il busto e gli arti inferiori sono gialli, mentre Umberto Carillo ha ancora un po' di verde e il corpo non ha subito ancora danni. Attenzione, Springboard Moonsault. Grande Umberto. Ho detto che io in questo gioco l'agilità premia parecchio, Magari i colpi non saranno così potenti come li può dare Omas, ma l'agilità... Cioè Omas magari fa una mossa. Che colpi vuoi che dia Omas? E ti fa parecchio male, ma col tempo che Omas fa una mossa, Umberto Carillo ne fa due. La velocità secondo me incide molto in questo gioco. Attenzione DDT. Sanguina anche Omas. Omas, ragazzuoli, non ha ancora fatto niente quasi, Ne ha solo quasi prese fino adesso. Lo appoggia la terza corda, attenzione ancora! E ragazzuoli, qui Omas rischia di uscire dal torneo! Sì. C'è il kick out in extremis, ma è già un 2 abbondante e Umberto Carillo ha anche la finisher pronta. E va a seguirla, attenzione, no! Attenzione, Omas reversa la finisher di Umberto. E qui potrebbe cambiare rotta il match, E vedete però che lui in un attimo ha fatto diventare giallo Umberto. Lo carica per una running power slam e va con lo schienamento. Attenzione, uno. Ma com'è possibile che esce al conto di uno quest'uomo? Ma perché Omas non sa schienare, non sa fare niente Omas. Ho capito io, ma di nuovo running power, se ne vediamo a sa che fare conto solo esce questo, Omas. Vediamo che conto esce. Non esce, non conta. No, non fa neanche lo schienamento adesso, che forse ci stava. Stomp sulla fronte di Umberto. C'è la reazione però stavolta. E gli scivola dalla schiena, però anche Omas non è lì a prenderle. Braccio teso dentro lo schieramento. Ora uno, due, adesso era un 2 abbondante. Prima era un 1, ma tra l'altro non è mica... Chiama la finisher Omas. Chi è il fantasma di questi due? Eccola qua, ragazzi, incredibile. Omas ha ribaltato il match. 1 2. Ma mi sa che era il fantasma Omas, no? Incredibile, no. Omas ha ribaltato un match. Andiamo con il secondo match del torneo. Questo mi incuriosisce molto. Tommaso Ciampa contro Vader. 84 Ciampa, 91 Vader, ragazzi. Mamma mia, quanto è forte questo Vader. Sarebbe bello vedere poi
Vader contro Omas. Eccolo, apro, entra così, non è nella versione... Quella è ACW. WCW. La maschera da elefante che spruzzava fumo dappertutto. Perché qua è solo Vader. Invece quello era Big Van Vader. Ci parte! Eccolo! Grande Vader. Vediamo! Parte subito con un suplex, un reverse suplex di Vader. Nerve Hold e Tommaso Ciampa è già quasi totalmente rosso. Lo carica per una powerbomb, una reversal powerbomb. Vader è sempre stato un... È già giallo, il busto uno di... dei più forti big man della federazione. Era veramente un grande nome. Era... Bam, Vader, ragazzi. Tant'è che quel personaggio qua, Vader, è stato presente anche in un episodio del telefilm Baywatch. Nell'episodio in cui c'era niente meno che Hulk Hogan e Macho Man che sfidavano Vader e Ric Flair, ragazzi, perché in quell'episodio Hulk Hogan era amico di Mitch. Lo ricordate Mitch, il bagnino di Baywatch? E Hulk Hogan e Macho Man avevano questa palestrina dove andavano i ragazzi. E un bel giorno arriva Ric Flair con i suoi denari e compra quel pezzo di terra di spiaggia e vuole far chiudere la palestra per aprire, non ricordo se un hotel, un parcheggio, qualcosa. E Hogan e Macho Man si oppongono e chiedono aiuto a Mitch e ai suoi bagnini, e lì organizzano un match contro Ric Flair e Vader, e chi vince si terrà quel pezzo di spiaggia lì. Inutile dirvi chi ha vinto, perché lo saprete anche voi. Vabbè, e quindi attenzione, la Madonna, perché ha fatto il rumore della gabbia. Non lo so. Comunque il busto di Tommaso Ciampa è totalmente rosso adesso e Vader sta praticamente dominando. Però attenzione, abbiamo un conteggio di 7, ritornano sul ring. Vai tranquillo Gaetano, attenzione, Big Van Vader qui con uno splash sotterra Tommaso Ciampa e vince. Dispiace per Tommaso Ciampa, ma aveva contro un colosso. Un colosso sia di statura che di overall. Boogeyman 81, Hogan 93. Vabbè. C'è una bella differenza. Giusto così, per ricordare, per citare l'amico Max, ha fatto proprio giusto un video qualche giorno fa riguardo a The Boogeyman. Boogeyman non mi ha mai fatto così paura. Cioè, dopo tutto, quest'uomo, come diceva anche Max, la gimmick in teoria doveva far paura. Cammina come una gallina, che paura vuoi che faccia? Ma in teoria la gimmick doveva far paura, poi... Ma ciao, guardalo che paura che fa. Più che paura, come il gallo, faceva un po' schifo perché mangiava i vermi, i lombrichi, e quindi ti faceva un po' schifo. Però ragazzi, come gimmick è tanta roba, eh. Ma c'è, infatti non ha fatto questo gran successo. Per quel poco che ha fatto, la gente se lo ricorda, eh. Se lo ricorda solo per i vermi. Perché è parte della gimmick. Sull'ottato non ha... Dai, Guarda invece questo se lo ricorderanno per generazioni e generazioni.
Questo arriva dagli anni 80, ma se lo ricordano ancora anche i ragazzi di adesso. In tutte le sue game, da Hollywood a Hulk Hogan, Hulkster, Immortal, tutto quello che volete, è lui. E va subito sulla terza corda del Boogeyman con una ginocchiata volante, colpisce in pieno petto Hulk Hogan. Vabbè, X-Mark. Partecipazioni a Tag and Up, Boogeyman 1, Hogan 0. Allora, guardatelo, si siede sul paletto, può anche prendersi del tempo, però forse se ne è preso troppo. Hulk Hogan va subito lì con un suplex dalla seconda corda. Sì. Attenzione, Boogeyman caricato per una powerbomb fuori dal ring. Brutto colpo qui ricevuto dal mangiatore di vermi. Ora uno strangolamento del ragazzo proveniente da Miami. Ragazzo. Del giovincello. E guardate Hulk Hogan che è completamente verde. Adesso no, perché ha preso una testata, però... Tac! Mamma mia, addirittura un enziguri kick di Hulk Hogan, mai visto. Esatto. Hulk Hogan è comunque in full control del match, però qui c'è la reazione di Boogeyman che ci crede, ci prova. Pugni, uppercut. Nervold doppia, guardate ancora come si dispera. Quasi sviene, sembra essere svenuto. Tenta lo schienamento, Boogeyman. Uno. Come fa a non vincere il torneo quest'uomo? Non lo so. E di nuovo va sul paletto per riposare, ma arriva ancora che anche a sto giro lo va a prendere, stavolta dalla terza corda con un superplex. Bravo Umberto, bella osservazione questa. Attenzione, che c'è? Boogeyman, attenzione! Cosa ma fatto? Ci fa pure gli scherzi qua. Però non è servito a niente, si è preso un big boot. Ecco che ha detto lo schieramento, 1, 2. Non è finita. L'ho detto che quel match qua era... Ci vorrebbero 2 o 3 vermi per Boogeyman, così che si riprende vermi. Magari. Però qui c'è il leg drop. E lo schiva! Attenzione al comeback di Boogeyman, ma non riesce a fare una mossa. Non riesce a fare una mossa che Hogan subito controbatte. Di nuovo. Stavolta c'è l'air sweep di Boogeyman. Vedi? Hogan subito, colpo d'avambraccio. Proprio una gomitata, lo carica, powerbomb. Lo vuole buttare di nuovo fuori dal ring. Incredibile. Distrutto. Secondo me poteva anche lasciarlo fuori che vinceva per count out. Boogeyman non ne ha più. No, dai, non può finire 8. Per count out. Che delusione! Dove va? Che delusione! Mamma mia, estremis! Porca miseria! Viene caricato sulle spalle e lanciato contro l'angolo, facendogli sbattere la testa contro il cuscinetto protettivo. Però Boogeyman, dai, cazzarola! Pam! Devastante questo Hulk Hogan, potrebbe andare con lo schieramento e portarsi a casa tranquillamente il match. Credo anch'io che... Credo sia finita, Pep. 2. Ecco, non ha lottato male Boogeyman, ma il Hogan troppo forte. Ecco il match della storia, ragazzi. Questo è quello che attendavamo tutti, eh. Escobar 81, Kalisto 74. Siamo partiti con l'ultimo match dei quarti, Kalisto contro Santos Escobar. Parte subito carichissimo Kalisto con un Lion Salt. Brutta botta qui per Kalisto, che viene lanciato contro il paletto. Niente da fare. Powerbomb in arrivo, sì. Ha provato un'arica rana Kalisto, ma è stato schiantato al terreno da Santos. Siamo 6, questi continuano a darsene qui fuori. 7,
Kalisto rientra. 8 no. E esce di nuovo, niente. Conteggio riparte da zero. Irish Whip di Kalisto. Escobar messo all'angolo, ma riesce a sfuggire dalle grinfie del lottatore mascherato e va a eseguire questo German Suplex. E ora 1, 2 e 3. La chiude così con estrema felicità. Merat è andata bene che non ha preso Kalisto questo giro. Alla fine vedremo Hogan contro Vader. Ah. Ho come un'impressione. Eh beh, perché Omas di là. Non so. Anche io. Perché se vince Omas, Hogan la vince facile poi. Il colosso è arrivato. Mamma mia. Questo sappiate che lo vediamo ancora per un mesetto e poi non lo vediamo più. Si parte con la prima semifinale, difficoltà leggenda. Si parte Omas contro Vader. Irish Whip di Vader, Omas al paletto. Vediamo se anche adesso in questo match Vader, mamma mia, riesce a dominare come ha fatto nei quarti di finale contro Tommaso Ciampa. Per adesso sembra avere il controllo tranquillamente nel match. C'è una reazione gomitata di Omas. Braccio teso di Omas, che purtroppo non ha molte mosse nel suo repertorio. Braccio teso, body slam e running body slam. Questo è il repertorio di Omas, che ora viene preso a calci. In completo stordimento. Cioè comunque picchia forte, non ti lascia un attimo Vader. Fa colpi e mosse una dietro l'altra. Qui intanto camel clutch, ma c'è il rope break. Lo rialza e subito a pestarlo forte. Guarda che non ti lascia respirare quest'uomo, Pam! E corre subito, va addirittura sul paletto. Terza corda per Vader. Vola! Qua però Omas per fortuna si sposta, perché altrimenti prendeva una bella botta, un bel colpo. Viene caricato Omas sulla schiena e lanciato contro il cuscinetto protettivo dell'angolo. E ora verrà preso di nuovo a calci. E è di nuovo in stordimento. Omas, Madonna santa, lo sta riducendo in una poltiglia. Braccio teso, no è inutile. Ha anche l'agilità dalla sua parte Vader, nonostante abbia la forza, la potenza. C'è la reazione di Omas che, attenzione, fa sanguinare Vader alla testa. Comunque non da sottovalutare lo stesso Omas, perché l'abbiamo visto nei quarti fare malissimo a inizio match. Neanche conto di uno, pensate un po', ma quanto è alto da sdraiato Vader. È alto da sdraiato. C'è qualche roba. Stavo dicendo che inizio match ha fatto davvero male, ma poi alla fine è stato molto decisivo, concreto. Quindi attenzione. Super spoon DDT. Ah no. Cioè a me questi wrestler che danno solo calci. Bella domanda Mire. E gomitate non mi sono mai piaciuti. Dal paletto, Vader dalla parte più alta, attenzione! Mamma mia! Cos'è successo qui? Due!
Ma non ci credo! Ma non ci credo! Ma non ci credo! Ma non ci credo! No, ragazzi, no, non voglio vedere quest'uomo qua in finale. Cioè, ma gli ha fatto un big boot, uno, Madonna. Come è giusto così, tattica? Ma no, Vader fuori così. Alla André, ve l'avevo detto, ma hai ragione. Adesso ti do proprio ragione. Ma no, ma dai. No, ma non se la meritava per niente questa vittoria, questo. Mediocre, infatti, guarda. Ma... Ragazzuoli, qui dovrebbe esserci uno squash match da parte di Hogan a Santos Escobar. Esatto, Umberto. Pensa a te che Strowman, sempre da noi, era stato criticato tantissimo e invece è migliorato parecchio Strowman. Ma sia sul ring sia fisicamente. Omas, come dici tu, lo vedo proprio male, impacciato. Sì, Omas, quando è bello, neanche bello è. Ma quella è la mentalità di Vince, che a Vince, Vince amava i big men. Non è in quanto, secondo me, cercare l'idea di Big Show, è cercare dei big men che sappiano lottare. Omas è un big man, ma non sa lottare. Cioè, loro vedono il big man e dicono, ok, prendiamo questo e mettiamolo sul ring. Ok, è grande, grosso, ma deve anche saper lottare. Vediamo se con passare del tempo migliora. Però la vedo veramente dura. Due, c'è il kick out. Sul fatto dell'altezza, però, ragazzi, c'è da dire che quelli troppo alti non hanno mai reso un granché sul ring, perché la mobilità di certi personaggi troppo alti non lascia un po' a desiderare. Io ricordo che uno dei più alti, forse il più alto che si è visto su un ring WWE, era Gigante Gonzalez, e veramente Cali. No, è molto più grande. No, dico uno dei più alti. Guarda te, uno dei più alti. Il più alto era Gonzalez. E era a livello di Omas, forse. Cioè, si muoveva a stento sul ring e faceva un gran poco. L'unica cosa che riusciva a fare era la chokeslam, che se ti prendeva lui con la chokeslam ti schiantavi, perché arrivavi da un'altezza siderale. E il big boot. Però secondo me, ok, lì vabbè, erano altri tempi, però secondo me lo vedi quando uno sa cosa sta facendo. Sì. Tipo qualcuno qua va a vincere, no? Ho capito. Ma l'altezza giusta per essere un gigante che però fa bene deve essere un'altezza che arriva tipo Taker, Kane, okay, quei personaggi qua. Va bene. Sono alti, grossi, però fanno, perché di personaggi così c'era Taker, Kane, ma c'era anche Sid Justice, okay, ma c'era Kevin Nash, okay, questi qua. Quelli invece troppo su non sanno fare, non si muovono sul ring. Sì, prendi Omas, prendi Khali, prendi Gonzalez. Se già arrivare ai livelli di Big Show, abbiamo già visto i risultati, che Big Show non è che era stare, però oltre l'altezza di Big Show cominciamo ad andare fuori. Big Show è sui livelli di Andre the Giant. Troppo alti non va bene. Strowman anche sui livelli di Kane e Taker, come altezza, non è tanto di più. Arriva come Big Show. Però lo vedi quando uno ha un'idea di wrestling. Cioè, per esempio, noi che lo seguiamo quotidianamente, se andiamo sul ring, più o meno, secondo me, abbiamo un'idea di wrestling, su come funziona il tutto. Cioè, lui, io lo vedo proprio spaesato, adesso un po' meno, ma all'inizio
era sul ring, ma non sapeva niente. Oltre che c'erano le corde ai lati, basta. Cioè, secondo me è stato proprio preso dal nulla. Questo non ha mai visto wrestling in vita sua. Sì, ma guarda, e l'ha messo sul ring. Guarda che comunque è tipico sia dai tempi di McMahon prendere questi qua dal nulla. Perché cosa avevano? Avevano la fisicità che uno dice, cavoli, butto un bestione gigante così sul ring, faccio il botto perché... Attenzione Escobar con lo schienamento, due! No, c'è kick out. Perché Vince McMahon ha sempre avuto questa idea qua. Gonzales era per quello, non aveva niente del wrestler, però aveva la stazza. Ma come dicevo, Vince McMahon ha sempre amato e sempre voluto i big men. Ma non è per, ma è anche per un fatto che in quella disciplina qua i, diciamo, mostri vanno bene, perché allora vediamola anche sotto l'aspetto estremamente personale, sociale, a livello di società. Certa gente, è un bene che il McMahon li abbia buttati su quel ring, perché altrimenti avrebbero fatto una vita di merda. No, è vero, l'ha sempre detto anche McMahon. Ma che c'è lo schieramento qua e va a vincere stavolta, due. No. Oh, ma questo uomo cosa? L'ha sempre detto anche McMahon. Incredibile. Certi personaggi erano messi negli angoli della società. Prendete come Gonzales, la società non lo voleva, erano gli scarti della società. Non riusciva a trovare un lavoro, nessuno gli dava un lavoro, nessuno gli dava... Cioè, cosa faceva gente così, se non il fenomeno da baraccone? Potevi andare... Nel secolo scorso c'erano i circhi che giravano. Madonna, santo, scusa, e allora si inventa. Avevi appunto i fenomeni da baraccone che andavano. Ma guardate Santos! Uno, due! No! Ma cos'è? Ma no, non ci credo! Hogan, no, Hogan. Ma cosa stiamo vedendo, ragazzi? Ma cosa stiamo vedendo? Hogan. Ma cosa stiamo vedendo? Miseria. Allora a sto punto Santos devi distruggere Omas. Ma è impossibile che Santos distrugga Omas. Nella vita non avrebbero avuto nessuna possibilità di cavarsela, perché nessuno gli dava niente. Gonzales, che finale. Gonzales, prima di approdare sul ring della WWE, faceva una vita di merda veramente. Nessuno lo contava, perché era un fenomeno da baraccone. Era deriso, era schernito da tutti quando andava in giro. Cioè, girava coi circhi, girava con questi qua, con gli zingari, con le... perché seriamente nessuno lo prendeva, perché quei fenomeni lì. E allora McMahon, da buon samaritano, dava la possibilità anche a questi personaggi di avere una carriera, perché se nella vita sociale non puoi essere nessuno, su un ring, quando sei un mostro gigante, puoi diventare famoso. Dopo, se non sai lottare, però ha dato un nome a tanti. Cioè. Esatto, Macipina, sono totalmente d'accordo. Quando un gigante come Big Show si impegna e fa addirittura, per esempio, dei dropkick, perché l'abbiamo visto fare ancora dei dropkick, lì vuol dire che comunque c'è della dedizione, c'è del lavoro da parte del wrestler. Guarda che non sa uscire, che ci tiene a migliorare nonostante gli anni che è sul ring. Un po' come John Cena, che al suo repertorio aggiungeva sempre tutte le volte delle mosse nuove. Lì c'è la passione, l'edizione, fa tanto. No, è che prende seriamente il suo lavoro. Big Show ha sempre preso seriamente, anche se gli facevano fare le parti di quello che una volta cambia e una volta cambia e piange di qua e di là, però lui prendeva seriamente il suo lavoro. Vabbè ragazzi, è iniziato la finale, Steel Cage Match, Omas contro Santos Escobar. Ricordo che c'è anche lo schienamento, no, non c'è, lo schienamento, l'arbitro non c'è. Attenzione, Omas tenta di uscire, però
Santos Escobar è subito lì, prova a sradicarlo dalla gabbia, ma fa veramente fatica. Buonasera Soba! Tomas fa fatica a salire. Ciao. A parte che è già fuori con la testa. Ma riesce a toglierlo da lì? Scende lui perché ha detto questo qui non riesce più a togliermi. Scendo, lo picchio un po', follow slam e riprovo a salire. Si può uscire anche dalla porta, Ma caro Max Maxi Pinna, non sono proprio così d'accordo con te. Diciamo che nell'ultimo periodo è stato un po', diciamo, ridicolizzato un po' Big Show. Gli hanno fatto fare la parte un po' del gioppino, del cane di Mustafa. Attenzione Pablo Escobar, però prima prova a scalare la gabbia, non era così sottovalutato, anzi era un gran gigante della federazione. È stato anche presentato agli esordi come il figlio di André the Giant. Ragazzi, non è che... Mamma mia, cosa fa Escobar? Ancora prende di mira le gambe del gigante. Sì, sono i punti deboli quelli. Esatto. Lo rialza. Vuole fare un suplex! Incredibile! Escobar, rivelazione. E ora sale... No, si lancia a Frog Splash! Mamma mia! E ora potrebbe salire! E infatti Escobar sale! Escogabbia, non Escobar! Attenzione, sta caricando! Non esce! Dai, tanto ora che si rialza! E il primo passo è fatto! Ciao, siamo ciao! Siamo su! Ciao! Siamo su. Non arriva qua! Siamo su! Va. Siamo su! Va che pirla, non Ma arriva! Mas è lì! Bastano due passi! E lo ha preso. Lo butta giù, guarda che lo butta giù di là. Lo ha preso. Lo fa cadere fuori. Deve tirarlo guarda. Giù però. Guarda che lo fa cadere fuori, guarda. Stupido com'è potrebbe essere. Riesce a recuperarlo in extremis. Lo fa scendere tutti e due sopra la corda superiore. Ora è Omas. Guardateli. Fanno a gara per chi arriva primo. No, Omas, no, no! Ma sale anche Escobar. No! Attenzione! Giù di lì! Lanciati Escobar! Oh, sanguina Omas! Chi butta giù buttalo l'altro? Buttalo giù di qua, buttalo chi giù di qua! Chi butta giù l'altro vince. Attenzione Omas! Cade di qua, cade Mamma di qua! Mia. Cade di qua, ti prego! Attenzione Escobar! No! No, non mi va a vincere quel no! Non sa scendere, guardalo, è rimasto bloccato con la gamba. No, non sa scendere, no, non sa. Sta caricando. No, cazzo. Oh, incredibile. No. Quest'uomo ce lo siamo portati. No! Fino alla fine. Che finale di merda, vero? Scadente. Per match scadente. Quindi ragazzi, per questo King of the Ring è veramente tutto. Omas si aggiunge a Finn Balor. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale se vi va, se non l'avete ancora fatto. Telegram, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, YouTube e Discord. OnlyFans non ancora, però ci sto lavorando. Per oggi è tutto, dall'Artefice Jack. Dall'Eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.